Ragazzi, e benvenuti in questa nuova puntata di Loletta 5 Channel. Allora ragazzuoli, questo qui è un video aggiornamento del mese di aprile, in realtà della prima parte, ok? Quindi io le ricordo di montare questo video poi dopo. Quindi praticamente ragazzuoli, cosa è successo esattamente? Oggi siamo il 19 aprile del 2018, ho finalmente concluso la teoria del corso OSA, dove io appunto facevo questo corso per ben 6 mesi, che chi mi segue su Facebook e su Instagram comunque ha visto tutte le varie foto, tutti i vari commenti, le emozioni, le ansie, le paure che ci sono state, i test continui, le acchiappatine, insomma ragazzi, in 6 mesi è successo in quella classe di tutto e di più, ma alla fine ce l'avevamo fatta. L'importante è questo, io ci ho creduto sempre fin dall'inizio, questa cosa del crederci insieme e sempre comunque arrivare a un obiettivo comune, chi per un motivo che per un altro, è stata una cosa veramente importante. Adesso finalmente mancano soltanto 4 giorni, lunedì prossimo, il 23 aprile del 2018, ci sarà il primo giorno di tirocinio official, e sono molto emozionata, non vedo l'ora di... Devo andare ancora a sistemarmi il borsone, perché penso che porterò un piccolo borsone di medio spazio per mettere la divisa in modo tale che sia bella pulita e non spicchiazzata, e le scarpe ovviamente all'interno di una busta e tutte le varie cose. Quindi sono molto emozionata e ragazzi, voi non potete immaginare, magari per alcuni titoli potete pensare vabbè, ma dai, come sta facendo questa per un corso? Oppure vabbè, per l'OSA, alla fine non è che sei medico o stai uscendo chissà che, oppure ti stai prendendo appunto un'altra laurea in medicina specialistica e bla bla. Però fidatemi di me ragazzi, perché visto dall'esterno, bene o male non ve ne accorgete voi che il tempo veramente ci è voluto stare per passare, non vi accorgete dei sacrifici, delle cose che ho fatto comunque io e mio fratello, perché l'abbiamo fatto insieme, o comunque questa classe. E vi dico che se voi vedete le cose come le abbiamo vissute noi in prima persona e in maniera diretta, fidatevi che non ce l'avreste fatta sicuramente, perché veramente ci voleva sangue freddo in molte situazioni, in molte circostanze e soprattutto molto autocontrollo in tutto quello che è successo tra di noi, tra i professori. Alla fine ce l'abbiamo fatta, è quel che conta. Come dice Machiavelli, il fine giustifica i mezzi, e comunque sia tutti i vari ostacoli che mi sono trovata davanti, sono comunque sempre riuscita a superarli. Adesso sono iniziata a preparare una specie di piccola tesi in argomento per il colloquio orale, e poi alla fine ci sarà questo esame finale del test scritto con 30 domande con tutte le materie varie. Se non sbaglio abbiamo avuto quindi un 15-16 materie, e quindi penso che ci sia tipo una, massimo 2 domande per ogni materia, fino a un totale di 30. La seconda parte, che registrerò tra un po', penso che uscirà, allora facciamo così, usciranno 2 aggiornamenti di aprile. Primo aggiornamento, finito corso teoria OSA, ci metterò, e secondo, inizio del tirocinio. E ovviamente non inizio sempre a fine aprile, però è giusto che voi sappiate più o meno come funzionano le cose, ma io parlo normalmente, generalmente, non dico niente di così specifico, comunque sia che è accaduto, eccetera, ne faccio nomi e cognomi, però mi piace informarvi, informare i miei fan, perché se qualcuno di voi ha dubbi e cose come quelli che avevo io all'epoca, cliccate i miei video, insomma, e sapete tutto. Quindi ragazzuoli, che dirvi, io sono molto emozionata, sono molto felice, già ci hanno dato i calendari, vi racconto solo questa scena. Praticamente entra il direttore per elencare i reparti, quando è stato 2 giorni fa, tutti i reparti più fighettini possibili, immaginabili, in cui non è che si fa granché a livello di igiene perineale, a livello fisico e concreto, ma così, cardiologia, quello per i diabeti, adesso insomma tanti reparti vari sono usciti fuori, l'uomo ne faceva l'elenco, un elenco che è stato fatto totalmente ad mutsum dal Garibaldi, dall'ospedale, quindi boh, non si sa, quindi hanno scelto quel destino, il karma,
e non spuntava mai, né pediatria né geriatria. Io realmente puntavo principalmente su pediatria, perché io adoro i bambini, ci sono portata, e invece spuntate meno come asciutto violante. Geriatria. Ragazzi, in quel momento stavo per cadere dalla sedia, non che io ovviamente mi schini, c'è qualcosa contro gli anziani, però proprio a primo impatto, a primo colpo, io non ho fatto mai niente in questo ambito sanitario a livello di anziani, mi ci buttano a capofitto per un mese e mezzo fino all'inizio di giugno, adesso, d'ora in poi, inizio di giugno, geriatria. E io rimango, io e un'altra mia collega, perché siamo due, e altri due in cardiologia, rimaniamo tipo così. Poi dopo mi sono detta, va bene, ok, ce la posso fare. Allora, la cosa bella che ho apprezzato dai miei colleghi è che comunque in 6 mesi hanno capito bene o male come sono, cioè che sono secchiona, che sono precisa, che ci tengo a fare questo lavoro, questo mestiere, che voglio crescere, voglio studiare. Quando hanno scoperto, dice Mizzi Caiole, sei stata un pochino sfortunatella e sfigata, gioia, e ci ho detto sì, effettivamente è vero, però c'è stato questi 30 secondi, diciamo, un po' di... con gli occhi persi nel vuoto, però a un certo punto mi sono resa conto che è meglio così, nel senso, è meglio che io vengo catapultata immediatamente nel mondo reale con gli anziani, perché gli anziani hanno tutto, cioè dovrei fare tutto, dalle sacche all'igiene, alle incesti, alle stomie, alle traverse, a pulire il letto, a cambiargli, a sollevargli dal letto alla carrozzina. Allora, tutto quello che io ho studiato in 6 mesi, metodologia, igiene, bla 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 bla, lo farò finalmente in pratica adesso. Ripeto, sarà pesante all'inizio, lunedì sarò molto emozionata perché mi vedrò io catapultata nel mondo reale del tirocinio dell'ospedale, già con il reparto, sarò sola perché sono l'unica tirocinante del corso OSA di questo istituto all'ospedale, in quel reparto sarò da sola, siamo quasi tutti da soli. E la mia collega arriverà successivamente dopo qualche settimana, quindi io spero che ci sia qualche santo Cristo, che sia un caposala, un infermiere, che comunque mi accudisca in qualche modo, mi faccia da mentore, perché io sarò totalmente rincoglionita almeno per i primi 3 giorni, perché non so dove andare, non so che cosa devo fare, le tecniche, oh, cioè a livello teorico so tutto, qua ovviamente in maniera generale so tutto, ma a livello pratico non l'ho mai fatto, per cui staremo a vedere. Poi questi tipi di mestieri sanitari non è solo di tecnica, cioè non è che io vado là, sì, gli faccio quelle 4 cose e me ne vado, c'è anche il rapporto col paziente, soprattutto l'OSA e l'OS, di tempi moderni rispetto all'infermiere. L'infermiere ormai è quasi più come un medico, fa le 4 cose e se ne va, tranne alcuni. Ma l'OSA e l'OS, come ruoli, ci hanno dato proprio questa cosa del rapporto col paziente, cioè siamo noi alla fine quelli che veramente creiamo un dialogo col paziente, perché ci siamo sempre, rispetto all'infermiere o al medico che gli passa una volta alla settimana. Quindi sarà anche, diciamo, avere questo contatto mentale, no? Questa empatia. Per me non sarà un problema, perché comunque sono abbastanza logorroica, parlo, mi piace dialogare, mi piace fare amicizia, adoro gli anziani, perché comunque tra parenti, nonni vari, mi piace ascoltarli, ho pazienza soprattutto, e quindi sono convinta di potercela fare. Certo, sarà un po' un trauma lunedì, perché mi devo alzare presto la mattina, alle 7:30 saremo già lì, perché ho scelto la mattina dalle 8 alle 14 e ovviamente dovrei cambiarmi, perché ti devi cambiare tutto. L'unica scocciatura di sto mestiere è che devi proprio cambiarti. Cioè almeno 15 minuti andata e ritorno di un giorno lavorativo, devi perderti, cioè non è che tu vai là con i jeans, no? O un ufficio, una cosa, dici che se ne frega, no! Quindi devi fare anche il calcolo mentale di quanto tempo ci stai e cambiarti proprio tutto, cioè mai sopra e sotto, quindi tutta intera divisa col camice e le scarpe, quindi proprio... Ragazzi, ho anche le mani proprio congelate perché sono emozionata. Ripeto, magari dite, vabbè, ma come sta facendo per un corso? Ragazzi, allora, l'emozione che ho provato ieri alla conclusione del corso è stata la stessa emozione che ho provato come l'ultimo giorno di scuola del 5° anno delle superiori, quando tu aspettavi l'ultima campanella che suonava, che era finito, 5 anni che erano finiti. Questo corso per me è stato veramente come prendere un'altra specie di diploma di laurea, molto lungo, e per me era questo l'importante, cioè togliermi la teoria. Ora lo so che il tirocinio mi passerà subito, perché mi piacerà un sacco, finalmente lavorerò gratis, ma lavorerò, farò pratica. E quindi io sono convinta da questo mese
sarà catapultata già alla metà di luglio, quando poi faremo spero l'esame, oppure a settembre, ovviamente vi aggiornerò. E quindi ora passerà subito, velocemente. Purtroppo è stato la prima parte pallosa, e credetemi che se voi non avete pazienza di stare di nuovo sui banchi ad ascoltare 6 ore gente che parla, lasciate perdere proprio, perché non fa per voi. Ma se invece siete come me, che siete tenaci, testardi e volete arrivare all'obiettivo comune, fate sacrifici, ragazzi, perché secondo me davvero ne vale la pena. Fate amicizie, imparate cose nuove, soffrite, cadete, però alla fine ce la fate. Quindi, ragazzuoli, questo video conclusivo della fine del corso teorico del corso OSA finisce qui. Spero che comunque non sono stata troppo lamentosa nei miei aggiornamenti del corso teorico, e spero che avete imparato, capito e siete cresciuti insieme a me. Io in questi 6 mesi, mezzo anno, dalla fine del 2017 a quasi la metà del 2018, io sono cresciuta tanto a livello ovviamente mentale, adesso crescerò a livello fisico. Quindi adesso la strada sarà tutta in salita, però alla fine ci sarà un bel paesaggio mozzafiato. Ragazzi, vi aspetto per la seconda parte, aggiornamento del tirocinio, quindi vi dirò come sono andate. Ovviamente tutto questo ha a che fare con le mie esperienze personali, lo ripeto perché non si sa mai. Questa è la mia prospettiva, la mia soggettività di quello che ho vissuto, e ovviamente non è la condizione generale. Ogni cosa, ragazzi, è sempre soggettiva, e ognuno di noi poi ha la propria esperienza che in qualche modo ti influenza oppure no. Siate gentili sempre, amate tanto e non fate niente che io non farei. Bacione del cuore come al solito, e vi aspetto per un nuovo strepitoso episodio. Attivate la campanella per non perdere la prossima puntata.